'cause I got a busted heart. I'm leaving today. This old travel all will start. I reckon where I'm going might need me different clothes. Way up in Michigan with a laughing. Ogni territorio ha la sua vocazione, le sue peculiarità. Beh, possiamo dire che qui a Dogliani la vocazione primaria è proprio questa, è quello di essere in mezzo ai filari, alle viti, in mezzo alla produzione del Dogliani DOCG, un vino che è sempre più quotato, sempre più apprezzato in tutto il mondo. Noi oggi siamo nell'azienda di Carlo Romana, in località Barroeri di Dogliani. Qui nasce proprio questo vino pregiato, ma non solo. Intanto salutiamo Alessandro Romana che è qui con noi, ultima generazione di una infinita generazione di vinificatori, perché voi avete, la tradizione si perde veramente nelle generazioni. Sì, non sappiamo esattamente, ma di sicuro almeno 3-4 generazioni già i nostri bisnonni erano qui a piantare viti, coltivare viti, e la nostra è proprio la classica azienda a conduzione familiare, dove noi titolari seguiamo tutte le parti della lavorazione, dalla coltivazione delle vigne, alla vinificazione, all'imbottigliamento, fino alla vendita. Quindi dobbiamo seguire... Quindi la filiera completa, che parte dalla vite, dalla coltivazione di queste viti meravigliose. Guardate i colori di questo periodo, sono splendidi. Credo che veramente la nostra natura dia il meglio di sé in un momento nel quale si sta un po' spegnendo la produzione, perché stiamo andando verso l'inverno, quando dovrebbero riposare sia l'agricoltura che in questo caso le viti. Però è vero che si lavora tutto l'anno nelle viti? Si lavora tutto l'anno, infatti dopo la vendemmia, che viene normalmente a settembre, dopo poche settimane si comincia da capo con la potatura. Appena cadono queste foglie si comincerà appunto con la potatura, e di lì si lavora praticamente tutti i mesi dell'anno, salvo una pausa in caso di neve alta, ma questa è una pausa diciamo forzata. Quindi la vite deve essere coccolata, curata, controllata, insomma quasi certo, come una creatura che deve crescere e deve dare poi questi meravigliosi frutti che sono i suoi grappoli. Esatto. Ma una volta si faceva tutto a mano in queste viti, non si lavorava veramente con pochissimo aiuto, con scarso aiuto. Oggi le macchine ci sono un po' di più, insomma è una tecnologia che vi viene incontro. Le macchine danno una buona mano, anche se certi lavori vanno fatti comunque manualmente, come la potatura verde, perché è solo l'uomo che può andare a vedere quale tralcio si deve lasciare, quale si deve togliere, per capire quale che darà il frutto migliore. La coltivazione delle viti è una coltivazione che è legata alla storia, alla tradizione, alla cultura di un territorio e anche alla memoria. Io credo che sia molto importante sottolineare questo. Lei ce l'ha un po' di memoria, è molto giovane, ma si ricorda quando era bambino, quando i suoi genitori, ma anche i suoi nonni lavoravano nelle viti? Sicuramente, io ho la memoria di quando ero piccolino, però soprattutto i miei nonni mi raccontavano di cosa facevano quando erano loro piccolini. In anni non sicuramente facili, anni della guerra, in tempi quindi non facili, loro hanno continuato a credere nella qualità di questa terra, e lavorandola a mano hanno piantato queste vigne, le hanno lavorate. Basti pensare solo che per piantare una vigna bisogna fare un'aratura di circa un metro, e al tempo si faceva con un bue, un piccolo aratro, zappe, badili, tutto a mano. Quindi puoi immaginare quanta fatica e quanta costanza che hanno avuto in quegli anni per coltivare, per piantare questi vigneti. Ecco, che quindi si dava anche un grande valore a quello che era poi il prodotto finale, perché dietro c'era una grande fatica, come ha detto lei, un impegno e un'abnegazione non indifferenti, perché non c'era il giorno di vacanza, insomma si lavorava sempre. E quindi si cercava veramente di trarre il massimo da questi territori. Questi territori tra l'altro sono stati bonificati, perché prima non erano così, non si potevano coltivare. Avete tolto le piante, cioè avete, lei non di sicuro, sì, ma i suoi avi sicuramente hanno creato la situazione molto favorevole. Gerbido, molto incolto, sicuramente si sono messi lì appunto con molta costanza, molto lavoro, tutto a mano, sottolineo ancora una volta.
e hanno bonificato questi terreni facendo anche dei drenaggi per l'acqua per evitare le frane. Quindi diciamo che la coltivazione del vigneto su queste colline ha anche un significato di salvaguardia idrogeologica del territorio, comunque, oltre che di... Ecco, c'è un aspetto ambientale importante, perché sì, in questo modo c'è le colline coltivate si salvaguardano meglio e quindi esatto, si riesce a mantenere integro questo territorio che, permettetemi, con immagini come quelle che ho davanti in questo momento riempiono il cuore e ci dicono quanto sia bella la nostra provincia di Cuneo. Voi avete la fortuna di avere l'azienda che tutto il giorno vi offre questo, gratuitamente vi offre questo panorama che molti turisti ci invidiano. E avremo modo adesso di parlare anche di vino e turismo, ma soprattutto io vorrei fare questo percorso insieme ad Alessandro Romana, poi anche a sua mamma, di fare questo percorso del vino. Allora, siamo qua. Qua si coltiva la vite, si raccoglie l'uva, poi cosa succede? L'uva parte. Esatto, nella vendemmia l'uva parte, va nella cantina per la vinificazione. E allora noi adesso andiamo a vedere la cantina. Esatto. Ain't no place I didn't go. Well, I got a few hits, but I never made the show. I could hang on for a few years, doing what I'd done before. Won't let that laughing river flow right outside my door. My cousin Ray, he said he's got a job for me. The houses are still cheap. The city knows this nice lady. She said she even saw me play one. Fino a qualche generazione fa l'uva si pigiava con i piedi, a piedi nudi. Ricordate quelle belle immagini ancora dei film d'epoca o delle fotografie dove c'erano veramente le persone a piedi nudi che schiacciavano i grappoli d'uva. Beh, tutto questo ormai è tradizione da ricordare, ma oggi c'è una macchina che fa il lavoro di pigiatura. Sì, infatti l'uva dalla vigna viene portata nella cantina e viene buttata dai carri direttamente in questa macchina, che è la macchina di raspa pigiatrice. Questa macchina praticamente separa gli acini del raspo del grappolo, il raspo viene buttato a terra e verrà riportato in vigna come concimazione, mentre gli acini schiacciati scendono in basso e dopodiché verranno pompati nelle vasche di acciaio per la fermentazione, la vasca che abbiamo da ecco questa. Allora noi spostiamoci intanto. Qui veramente ci dà respirare l'aroma del Dogliani, perché qui già è profumo, già c'è profumo di vino, vero Alessandro? Esatto, in questo periodo abbiamo già il vino nuovo dell'annata 2012, già fermentato, ancora chiaramente un vino grezzo, però già vino. E lo si sente infatti. Sì. Allora, qui è già vino, poi che cosa succede? Allora, dopo la pigiatura, appunto, gli acidi vengono in queste vasche per la fermentazione. La fermentazione dura circa 8-10 giorni. Dopodiché, quando lo zucchero è diventato alcol, quindi abbiamo il vino, ancora grezzo ma già vino, il vino viene tirato via da queste saracinesche più piccole. Dopodiché, successivamente, da queste botole più grandi vengono estratti gli acini, che sono ancora in crisi di vino, per l'appunto. Questi acini vengono ancora pressati per recuperare anche l'ultimo vino. Non sprechiamo nulla! Non si spreca assolutamente nulla. Dopodiché questa buccia pressata va alla distilleria per fare grappa. Quindi non si creano rifiuti, ma tutto viene utilizzato, proprio 100%. Ecco, ma come mai si diceva solo che del maiale non si butta via niente? Adesso possiamo dire che anche dell'uva. Anche dell'uva. Non si butta via nulla, perché tutto viene riutilizzato. Assolutamente. Dopo tutto questo procedimento, lo facciamo riposare il vino? Si fa riposare, bisogna fare diversi travasi. Viene stabilizzato nelle vasche frigo, in modo che poi non faccia più del fondo nella bottiglia quando dovesse prendere del freddo successivamente. Poi viene filtrato e finalmente passa al piano superiore dove viene imbottigliato.
Tutto questo tragitto in quanto tempo lo fa? Allora, per il vino più leggero, diciamo che dalla vendemmia si è pronti per la Pasqua successiva, quindi circa 6 mesi. Per il vino più corposo bisogna aspettare un anno, quindi far passare l'estate, quindi settembre-ottobre dell'anno dopo. Dell'anno dopo, quando si vendemmia l'uva fresca, arriva il vino dell'annata prima. Esattamente. Allora, vogliamo salire al piano di sopra? Perché c'è fermento in questi giorni, è fermento non solo del vino, esatto, ma fermento anche nella produzione. Well, upon a laughing river might be a whole new game. È proprio qui che il vino prende forma, vero Alessandro? Perché qui ci sono le bottiglie, viene imbottigliato, poi ci sarà l'etichetta e insomma poi è pronto per partire verso i suoi mercati. Esatto, il vino quando è pronto viene appunto con delle pompe spinto in questa macchina dove viene imbottigliato, confezionato, tutto automatizzato, tutto sotto controllo, nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, tutto quanto. E quindi una volta arriva e guardate, questa è la bottiglia, bella anche l'etichetta, l'avete pensata, studiata, perché oggi l'etichetta è importante, l'etichetta è un biglietto da visita del vino. L'etichetta è stata disegnata appositamente da una pittrice locale, la Teresita Terreno, che ha proprio dipinto questo quadro che poi noi abbiamo usato per questa etichetta. Pensate quanta storia e quanta tradizione c'è in una bottiglia di Dogliani DOCG. Vogliamo saperne di più? C'è la signora Andreina che ha preparato delle notizie per noi. Cheers. Fish and pole. Oh, let that Latin river flow right into my soul. So I'm going away, 'cause I got a busted heart. I'm leaving today. This old travel always starts. I reckon where I'm headed might need me different clothes. Way up in Michigan, where the Laughing River flows. Way up in Michigan, where the Laughing. Ed eccola la signora Andreina, appassionata di storia e tradizione locale, che vuole abbinare giustamente il vino e la cultura del territorio. Sì, infatti, come vedete, qui ci sono anche tanti libri, riviste, sulle quali alcune ci sono, raccolgono anche i pensieri della signora Andreina, perché lei ha scritto anche delle storie. Ma Dogliani DOCG è un grande vino e la sua storia, quindi c'è tutta la storia che viene riassunta in questi cartelloni. Abbiamo riassunto in questo cartellone un pochino le tappe. Ad esempio Dogliani ha origini antichissime come nome, viene da Dolium Iani, nome romano, per cui si dice che il dio Giano riempiva la sua duia, che sarebbe una caraffa, di questo vino, quindi Dolium Iani, la duia di Giano. Qualcun altro invece dice che sia la duia di Genova, perché c'era un fiorente commercio con la città di Genova e quindi che veniva c'era qui i rapporti a comprare commerciali, questo vino. E voilà.
che veniva proprio per questo vino. Poi abbiamo testimonianze del 1593, abbiamo uno scritto che regolamenta la vendemmia a Dogliani. Quindi qua recita: «Niuno ardischi al di qua della festa di San Matteo vendemmiar le uve, e se qualcheduno per necessità o d'altra causa dovrà vendemmiar qualche dozzetti», viene proprio citato dozzetti in italiano antico, «o altre uve, sarà tenuto a prendere licenza dal deputato». Quindi insomma c'erano già delle regole da rispettare. Già allora era una cosa importante, quindi è una storia molto molto antica. Molto antica. Arrivano delle tappe fondamentali per il dolcetto di Dogliani. Nel 74 viene riconosciuta la DOC Dolcetto di Dogliani. A quel momento abbiamo avuto la nostra identità di vino con la DOC. Nel 2005 diventa DOCG. DOCG per la categoria di dolcetto di Dogliani superiore. E in seguito siamo passati nel 2011, è avvenuto il riconoscimento delle DOCG Dogliani per tutta la produzione del dolcetto della zona di Dogliani. Ecco, vedete come nelle aziende agricole del nostro territorio si è cambiato l'approccio con il consumatore. Adesso non più soltanto la degustazione, ma anche la storia, lei la racconta ai visitatori. Ogni tanto la racconto, sì. E infatti questi cartelli sono abbastanza didattici, se vogliamo, no? Spiegano. Sì. Qui ad esempio abbiamo una foto del 1930, dove abbiamo fatto il carro della festa dell'uva, dove c'era già questa enorme bottiglia di dolcetto di Dogliani, e qui in questa foto c'è proprio la nonna, che lei poi è stata anche lei qui e aveva 15 anni ed aveva fatto una delle questo. Donne del vino, una delle donne di Calla. Qui invece abbiamo nel 48 si correva già la corsa motociclistica Coppa del Dolcetto, ed era qui, era su un piazzale qui a Dogliani, dove c'è questo circuito. E poi un'altra cosa, noi a Dogliani abbiamo anche avuto una fiera, avevamo anche la fiera. Una curiosità, c'era a Dogliani la fiera dei bue grasso, anche qua. E questa è una foto che testimonia che questo... Poi però l'avete persa, sì, mentre Carrua ha cercato di rivigorirla sempre di più. Qui poi ci sono altre foto. Sì, queste sono foto di altre cose, delle feste, delle... I periodi, la festa, la grande festa era proprio la vendemmia. Sì, il periodo della vendemmia. Sì. Okay. Passiamo oltre, qui abbiamo... Ecco la festa, anche qua la abbiamo e ci sono tante altre foto d'epoca, sempre. Sì. E poi c'è un cartellone dedicato alla fatica. Anche la fatica, sì, quando si faceva noi lavori a mano, anche il bucato. Adesso non ce ne rendiamo conto perché era una lavatrice, un attimino. Però ecco, invece lì ancora si lavava così. Si vede la fienagione, la mietitura, il falcio dell'erba, tutto. Ecco, quindi c'è veramente uno spaccato di quello che era. Che era. Allora... confrontandolo a quello che è oggi. Oggi però è un confronto che abbiamo direttamente diviso, cioè lo vediamo perché lo viviamo insieme a tante famiglie come la famiglia Romana che da generazioni producono vino. Abbiamo parlato di Dogliani e DOCG, adesso però andiamo a vedere qual è la vera produzione, la totale produzione dei vini dell'azienda Romana. Well, upon a laughing river might be a whole new game. Una cantina che si rispetti ha sicuramente una produzione variegata. Allora, signor Alessandro, vogliamo illustrare i vostri vini? Sì, infatti noi produciamo molti vini DOCG tipici delle Langhe. Abbiamo appunto il Dogliani DOCG, che è il nostro prodotto principale. Poi abbiamo della Barbera, del Nebbiolo e della Favorita, vino bianco. Io però vorrei parlarvi della nostra perla, per l'appunto, che è il Dogliani DOCG. Ecco, allora, questa è la produzione completa, ma noi vogliamo puntare proprio l'attenzione sul Dogliani DOCG, un vino che parla del territorio anche nel suo nome. È vero, signora Andreina? Certo. È una scelta anche promozionale quella di chiamarlo Dogliani. Sì, abbiamo voluto chiamarlo Dogliani proprio perché il dolcetto di queste zone ha una particolarità
che non c'è da altre parti e quindi devi identificarsi al massimo col territorio. Quindi ecco, si qual è il prodotto migliore Dogliani. Per promuovere un territorio, per promuovere Dogliani, un vino eccezionale come il Dogliani D'OCG. Intanto ci spostiamo leggermente sul tavolo, eccolo qua, questo è il tavolo di degustazione, esatto. Alessandro ha già preparato le bottiglie, c'è già il vino nei calici, la signora Andreina sta tagliando altri prodotti del territorio, perché non possiamo pensare di degustare un vino senza aggiungere che cosa? I salumi, i formaggi che sono dei fiori all'occhiello della terra di Granda. Assolutamente sì. E parlando dei vini, voglio sottolineare come il Dogliani sia il vino che ha la forza di accompagnare tutto il menù. Una bottiglia di Dogliani si può mettere in tavola con gli antipasti e poi si può lasciare con i primi, con i secondi e persino con qualche tipo di dolce. Quindi non dobbiamo cambiare vino a ogni portata? Assolutamente no. Se proprio uno vuole cogliere delle differenze, si può avere un Dogliani come questo nostro Dogliani Souris, che è un po' più leggero per chi ama bere anche un bicchiere in più senza appesantirsi troppo, oppure abbiamo dei Dogliani come il nostro Brindinor, che in questo caso fa 13 gradi e mezzo ed è invecchiato in una botte di legno, dove allora questo vino va incontro a chi preferisce bere di meno, avere un vino più robusto, più strutturato. Comunque entrambi sono in grado di accompagnare tutto il menù, questa è la cosa più importante. Vogliamo ancora dire dove è possibile trovare questo splendido prodotto, questo nettare di vino, questo Dogliani D'OCG, l'azienda romana, e anche su internet? Assolutamente sì, trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.viniromana.it e comunque il nostro vino lo trovate in tutte le migliori enoteche e ristoranti della zona, oltre al punto vendita aziendale che è proprio qui ed è aperto ogni giorno, compresi i festivi, siamo sempre qui ad aspettarvi. E allora, chiudiamo questa puntata con un brindisi che io vorrei fare con la signora Andreina, perché i calici sono pronti e soprattutto voi sapete che nelle imprese della nostra provincia il ruolo femminile è fondamentale, quindi se questa azienda da generazioni in generazioni ha sempre prodotto vini di alta qualità fino ad arrivare al Dogliani D'OCG di oggi, anche grazie alle donne che si sono avvicendate in questa famiglia, le donne del vino, le donne nell'agricoltura, le donne che sono veramente il punto di riferimento di tutte le nostre famiglie cunesi. Quindi grazie signora Andreina, facciamo un brindisi. Vorrei ancora aggiungere che noi crediamo molto nelle potenzialità del nostro territorio e pensiamo che la promozione deve partire proprio da qui. Ogni persona che viene qui nel nostro territorio deve trovarsi bene, deve mangiare bene, bere bene, tornare a casa contenta, soddisfatta e magari ritornare con i suoi amici. Quindi portando con sé questo ricordo meraviglioso di una visita in queste langhe splendide, assaporando l'atmosfera e degustando questi degustando ottimi vini. Allora facciamo un brindisi al territorio? Buona fortuna al vostro vino e a tutta la langa. Grazie.